Se i dati statistici rilevati non sono certo consolanti con la continua emorragia di fedeli dalle chiese, il crollo dei matrimoni religiosi e delle vocazioni alla vita consacrata, abbiamo però potuto constatare l'impegno e la donazione di tante persone, anche nella nostra regione, affinché la parola del Signore si diffonda sempre e la vita di fede resti al centro della nostre azioni umane. In seguito alle elezioni che si sono svolte in Umbria, auguriamo a tutti gli amministratori un proficuo lavoro a servizio del bene comune e della collettività regionale, ove la crisi economica ancora non è superata e la ferita del terremoto è sempre aperta. Avvenimenti importanti in questi ultimi mesi hanno segnato la vita della Chiesa universale e locale. Ne è esempio il sinodo sulla regione amazzonica voluto da Papa Francesco per accendere i riflettori su un vasto territorio del mondo, da sempre scenario di violenza e soprusi. Farne le spese sono soprattutto le popolazioni indigene costrette ad una vita di miseria e alla fuga. Lo sfruttamento delle foreste sta impoverendo il mondo, provocando crisi ambientali. Il Sinodo ha messo in luce tali problemi e richiamato l'impegno dei cristiani per una evangelizzazione sempre più rispettosa delle tradizioni, ma altrettanto premurosa di far conoscere la vera liberazione in Cristo Gesù.